Sotto la superficie dell'acqua si nasconde un altro mondo, fatto di creature sconosciute, fatto di pesci molto belli e tranquilli, ma fatto anche di mostri marini molto pericolosi per l'uomo. Eccovi 5 momenti in cui delle creature marine hanno attaccato un'imbarcazione. La pesca è un passatempo per molte persone, ma quando sei in mare aperto potrebbe capitarti di imbatterti in pesci mostruosi. Un pescatore stava pescando nelle acque del Panama, quando all'improvviso si imbatte in un marlin nero. Questo pesce non è uno scherzo, può arrivare a pesare 680 kg e raggiunge i 129 km all'ora. Non a caso questo è il pesce più veloce del pianeta. Come vedete sono spaventosamente grandi, e più crescono e più diventano un pericolo. Quindi i pescatori, una volta avvistato il marlin, hanno cominciato a combattere per farlo stancare. Pensate che la forza del pesce, sommata alla forza delle onde, ha fatto capovolgere la barca. Alla fine il pesce è scappato e i pescatori sono stati soccorsi. È da centinaia di anni che girano leggende sul calamaro gigante. Questi mostri raramente si fanno vedere, però quando accade niente li può fermare dall'attaccare l'uomo. Un esempio è questo surfista, che si è ritrovato con un calamaro attaccato alla tavola. Invece nel 2003 alcuni marinai francesi si sono imbattuti in un esemplare davvero gigante. Non sappiamo quanto fosse grande precisamente, però si stima che raggiungesse gli 8 metri. Il calamaro si era attaccato all'imbarcazione e stava bloccando il timone. Infatti a causa sua l'imbarcazione stava riscontrando delle difficoltà nel proseguire la marcia. Alla fine i marinai sono stati costretti a fermare la nave e allontanare l'invasore. Se siete mai andati con una barca in mare aperto, suppongo che vi sarete già immaginati un possibile incontro ravvicinato con una creatura marina, o peggio ancora, un attacco a sorpresa. Beh, questo è ciò che ha sperimentato Terry Selwood. Nel 2017 questo pescatore ha visto la morte in faccia, quando un enorme squalo bianco è saltato fuori dall'acqua, atterrando sulla sua imbarcazione. La creatura di quasi 3 metri di lunghezza l'ha colpito sul braccio, ferendolo gravemente. Un altro caso di attacco di squalo è questo qui. Una troupe durante delle ricerche in Sudafrica si è imbattuta in uno squalo molto aggressivo, talmente aggressivo da prendere a morsi l'imbarcazione e farla affondare. Alla fine la troupe si è salvata e nessuno ha riportato ferite. Le razze appaiono come delle creature serene e tranquille, ma in realtà sono estremamente pericolose. Nel 2011 Jenny affittò un catamarano per fare un viaggetto in Florida. Tutto sembrava filare liscio, fino a quando un esemplare di 136 kg non saltò sul ponte. La razza riuscì a colpire Jenny, facendola cadere violentemente a terra. Ecco, questi sono alcuni scatti poco prima che la razza saltasse sull'imbarcazione. C'è da dire che in questo caso Jenny è stata molto fortunata, dato che se l'ha cavata solo con qualche ferita. Però nel 2008 un'altra donna ci lasciò le penne, quando una razza di 34 kg la colpì direttamente in faccia. Nel 2017 un turista britannico si stava preparando per fare snorkeling in Indonesia, ma purtroppo quella giornata si trasformò in qualcosa di orribile. Senza alcun preavviso, un pesce spada sbalzò fuori dall'acqua, trapassando il collo del ragazzo con la mascella superiore. Il tutto successo all'improvviso, quindi non c'era modo di prevenire un tale incidente. La spada di questo pesce è affilata come un coltello da cucina, e quindi può essere davvero mortale. In questo caso Ali è stato parecchio fortunato. Dopo 36 ore in sala operatoria, è riuscito a sopravvivere.